presentata questa mattina una nuova edizione di Fano Orienta. Assessore Mascarin, quali sono le iniziative? Le iniziative innanzitutto hanno ancora una volta, perché siamo ormai diverse edizioni di questa felice intuizione che vede la collaborazione non solo del progetto Dedolo e della Mediateca Montanari, quindi del Comune di Fano insieme alla Regione Marche, ma anche il protagonismo di tutti gli istituti superiori della nostra città. L'appuntamento quest'anno è 25 novembre alla Mediateca Montanari dalle ore 15 alle ore 19 per una giornata dedicata per l'appunto alle ragazze e ai ragazzi in un passaggio del loro percorso non solo educativo ma anche di vita molto importante, quello cioè della scelta dell'indirizzo di scuola superiore, una scelta che è importante per definire non solo gli orizzonti professionali o lavorativi che poi potranno aprirsi, ma anche per quello che riguarda il futuro degli studi e del proseguimento anche, diciamo, delle specializzazioni che i ragazzi e le ragazze potranno intraprendere. Accompagnarli in questo percorso insieme a tutta la comunità educante e insieme alla città è una scelta che il Comune di Fano fa ormai da diversi anni, e anche quest'anno, grazie soprattutto alle operatrici del progetto Dedalo, vogliamo dare ancora più forza a questo appuntamento che è diventato veramente molto atteso, e lo ricordiamo, incontra la presenza e la partecipazione di centinaia e centinaia di studenti e di famiglie ogni anno. Verranno messi a disposizione dei momenti di approfondimento, ovviamente con specialisti e professionisti, ci sarà la possibilità per ogni singolo istituto di poter proporre nei vari spazi della Mediateca Montanari quella che è l'offerta formativa, educativa e gli indirizzi che ogni scuola propone, e ci sarà anche la possibilità simpatica ma anche molto efficace per le ragazze e ragazzi che verranno a Fano Orienta di potersi confrontare al Memo Caffè direttamente con le studentesse e gli studenti delle scuole superiori, perché a volte anche il consiglio e l'indirizzo dei propri coetanei può essere utile e funzionale a superare dubbi, perplessità, anche alcuni stereotipi e luoghi comuni che invece in questo momento vanno messi da parte per una scelta che sia veramente consapevole. Dedalo è in primo piano in questa iniziativa di Fano Orienta, un punto di ritrovo per tutto l'anno, non solo per la scuola ma anche per il lavoro. Per noi è stato un percorso molto molto importante, perché abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con le scuole di Fano. Quindi anche a noi ci sono arrivate delle informazioni che naturalmente sono utilissimi per veicolare ai nostri utenti. Tutti gli utenti che vengono da noi, dietro ogni domanda c'è spesso un bisogno orientativo. E certamente lavoriamo su un target un pochino più grande, e quindi il nostro lavoro è molto sull'orientamento professionale. Potete dare degli indirizzi più precisi ai ragazzi che sceglieranno le scuole superiori? Quello che per noi è fondamentale è quello di dare tutti gli strumenti, dare tempo, attenzione alle persone che stanno cercando appunto la strada giusta da percorrere. Come Informa Giovani ci occupiamo di orientamento lavorativo ma anche molto formativo, persone che si vogliono riqualificare, persone che vogliono cambiare completamente strada professionale. E quindi ecco, essere aggiornate per noi è fondamentale per poi appunto trasmettere tutte le nostre informazioni ai ragazzi che vengono da noi.